What's up skaters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se nuovo, benvenuto nel canale, se ti va iscriviti. Perché oggi proviamo a skateare, proviamo una nuova tavola, se troviamo uno spot. Non sono a Cuneo, quindi non conosco. Stiamo cercando di fare un giro di perlustrazione per capire se ci sono degli spot. Ma non penso, vedremo, adesso cerchiamo. Oh no, come l'hai preso? Era giallo. E non lo so. Ma era giallo, io sono entrato nel giallo. Quindi, visto. Volevo provare la tavola nuova, solo che appunto vorrei evitare di skitare sull'asfalto grezzo, perché sennò faccio 10 trick e diventa vecchia. E quindi we are looking for some spots. I don't know. You don't know? Provo a scrivere a un ragazzo che abita qua, che avevo incontrato a caso facendo il video. Quale video? Quello dell'unboxing? Magari lui, essendo della zona, sa dirmi qualche spot. Speriamo. Quindi scrivo: ciao man, sono Vincent. Qualche spottino in town. Vediamo se risponde. Magari poi non è lui, ho fatto un numero a caso. Intanto continuiamo la ricerca. Stiamo girando. Se qualcuno di voi è di Pinerolo e sa dirmi se ci sono degli spot che non siano dei parcheggi ma spot, lo scriva qua sotto nei commenti, così la prossima volta vado a skatearli. Ciao ragazzi, vi interrompo per ricordarvi che su Downtown, lo sketchup con il quale collaboro e che mi ha tra l'altro inviato il setup che andremo a skateare in questo video, trovate tutti i prodotti da skateboarding che vi servono. Oltretutto, acquistando dal sito, mi supportate e vi beccate il 10% di sconto su tutto il catalogo utilizzando il codice PUSHING10. Mi raccomando, vi lascio il link in descrizione. Buona visione. Sono delle panchine. Però qualcosa mi dice che restano se skato con le panchine. C'è uno spot fichissimo. Sarebbe fighissimo sgheppare da qui, fare puk. Non so se sarei in grado di farlo, però da tenere in considerazione questo spot. Ma non sarà oggi il giorno, perché no. Forse ne abbiamo trovato uno, forse. Che tra l'altro è attaccato a quello del gheppino che vi ho fatto vedere prima. Ok, ora devi girare a sinistra. A sinistra, ok, stavo qua. Per dire a destra, non so perché. A destra vedevo dura. Il mio cervello... forse, adesso vediamo. Beh, qua è già liscio come terreno, quindi... Stavo osservando un po' la zona. Cioè, qua c'è qualcosa. Deflect almeno, per non skateare qui. Vediamo. Hai chiuso la macchina? Guarda. C'è qualcosa. Dovremmo nemmeno dar fastidio, perché sono tutti palazzi, tipo credo che nemmeno stiano lavorando, un po' per il Covid, un po' perché è sabato. Abbiamo trovato sto spot che non è niente di che, però almeno c'è un flash bello liscio e c'è pure l'ostacolino da saltare. Mi riscaldo un momento, faccio due tricchettini, vediamo cosa esce. Poi sarebbe figo richiudere Switch Traffic, che l'ho chiuso 2-3 giorni fa. Faceva schifo. Già sudando. Al di là del fatto che non sono capace a skateare, la tavola va molto bene. Era lì, l'ho atterrato, era lì. Uscissero tutti come triti, sarei.
faceva schifo. Però lo contiamo perché non ho più voglia di farlo. Provo qualche trick in switch e poi ho qualche idea matta. Senza vandalizzare niente, possibilmente. Non so se riesco. Cioè, saltare così alto in flip riesco. Il problema è che è un po' largo. Not ready yet. Flip era come ora impensabile. Non sono pronto. Mi metto a posto. Comunque non voglio lasciare casino. Yes. Sempre essere civili. Sappiamo. Se vuoi provare. Sketch, ma indovinate? Lo contiamo, signori! Provo switch 3 e big flip, poi basta. Non ci voglio credere. Ne provo altre due e basta. Giocato a fare il tip tap, sono riuscito bene. Provo 5 switch 3 flip e poi bubble tea. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Non sei stanco? Sono stanco! C'è una spugna lì, per quale cazzo di motivo? Non credo che la vedranno. No, vabbè, ci ho provato. È artistica, è un'installazione. So saltassi. Sì.
Cos'era sta roba? È la sanità mentale che va. Che se ne va. Di nuovo. Chi se ne frega? Andiamo, fuori al babbo. Davvero? Sì. Lo riproverò. Ma basta, sono qua da quanto? Troppo. Troppo. Basta, basta. Allora, mi spiace tantissimo non averlo chiuso, perché l'ho già chiuso, effettivamente, questo trick. Tra l'altro ho messo una storia su Instagram. Mi apri il bagagliaio che mi siedo e... No. Non ce la faccio più, non ce la faccio. Allora, stavo dicendo che comunque la tavola va veramente, veramente, veramente bene. L'unica cosa appunto è che mi devo abituare a questo concave un po' basso, quindi devo scalciare di più a fare i trick, però mi piace. Però per trick nuovi come appunto questo switch tri flip oppure il big flip, che comunque sono trick dove è vero, è importantissimo lo scoop, ma comunque un minimo... di slide sulla tavola devi darlo. Lì concave in più avrebbe fatto bene, perché comunque avrei gestito molto meglio la tavola. Però bomba, bomba. La tavola va benissimo, molto rigida, bella, mi piace. Tail e nose sono abbastanza alti, come piacciono a me. I track girano molto bene. Non avevo mai provato i tensor, forse avevo provati anni e anni fa e spaccano leggerissimi. Le ruote e poi anche i cuscinetti girano. Vabbè che sono nuovi, però girano. Andiamo a prendere il bubble tea. Andiamo veloce. Andiamo veloce al bubble tea, che se ci chiude qua mi incazzo. Mai voluto niente come questo bubble tea adesso, quindi corriamo, perché se è chiuso me lo faccio a casa, cioè non mi interessa. Cosa? Non lo so. Sono in condizioni pietose perché ci ho dato un sacco, però sono contento, dai. A parte quei due trick che non ho chiuso, che mi girano, e qui sapere voi cosa ne pensate del video, non dei miei capelli e non del sudore che ho addosso. Adesso vado a casa a farmi una doccia. Nulla guys, ci vediamo al prossimo video. Peace. Chiaro è che faccio schifo a skateare, però va bene così. Keep pushing guys.